Stasera ci divertiamo? Sì. Ok. Franco Giuseppe. Allora Giuseppe, cosa l'ha spinta a venire qui a Rudine e cosa ci sta rappresentando? Niente, noi giriamo per l'estemporanea, quindi abbiamo saputo di questa gara e siamo venuti qua. Okay. Tecnica? È un acrilico su tela, spatolato e pennello. Ma d'altronde nell'estemporanea ne possiamo usare soltanto l'acrilico, non è che possiamo andare a fare oli e cose. L'olio è più impegnativo, poi non si asciuga, insomma. Particolare. Da dove? Mormanno, Cosenza. Mormanno, un posto bellissimo, noi ci siamo stati, bellissimo. Ah, è una cosa bella che anche da fuori regione. Come Cosenza? Sì, sì. È una soddisfazione per noi. Grazie. Grazie mille. Buonasera. In bocca al lupo per stasera per il premio. Che ci dovrà appunto specificare, cioè ci dovrà descrivere un po' questo quadro e quindi anche lo stile del rotazionismo. Allora, io diciamo che ho avuto l'idea di creare questa corrente artistica che ho denominato rotazionismo, nel senso che il quadro possiamo girarlo come vogliamo, a quattro lati uguali, e ognuno quando lo appenderà troverà sicuramente qualcosa più congeniale o ci vedrà qualcosa più congeniale alle sue così, visioni. E ha quattro ganci e quattro firme sui quattro lati, quindi l'idea è questa, io finisco nel momento in cui appongo le firme al quadro. Ma poi continua l'acquirente o colui che... Sì, poi colui che prende il quadro sceglie la visione che vuol vedere. Io qui tra poco sistemerò graficamente i monumenti di Rutino sui quattro lati, quindi anche questa è un'altra idea secondo me importante, perché noi quando guardiamo vediamo sempre quello che ci piace vedere, il resto lo ignoriamo. Quindi quando io giro e trovo il monumento a me più vicino o quello che ritengo più importante, lo girerò in quel modo e quindi il mio occhio va sempre lì, il resto è un contorno, quindi questa è stata l'idea. Quindi ho la possibilità di vedere Rutino a 360 gradi. A 360, esattamente, sì. Ecco, quindi poi può piacere l'idea, non può piacere, però... Sicuramente è qualcosa che non ha fatto nessuno. Vabbè, ma noi siamo davanti a un mondo circolare, no? Meno male, dice, sì. Quindi circolare, rotazionismo. Allora, ci sta. Noi, ecco, se noi vogliamo portare questa idea alla realtà, quando uno ha qualche problema non deve fossilizzarsi come può risolverlo solo in quel modo, ma le visioni come può risolvere quel problema sono molteplici, quindi noi se guardiamo diversamente magari troveremo un'altra soluzione migliore di quella che pensavamo fosse ottima. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. E noi ci vediamo adesso con il prossimo pittore. Noi, per lei buon lavoro e grazie. Ci vediamo dopo. Siamo qui col prossimo pittore, lei è? Antonio Altieri, vengo da Caserta. Ok, e cosa ci sta rappresentando e che magari stile sta usando? Del posto ho visto... Camminando verso il centro ho visto questo scorcio che mi piaceva, ho fotografato e lo sto rappresentando. Ok, allora noi vorremmo chiederle
cosa l'ha spinta a venire qui a Rudino, anche perché sappiamo che non è la prima volta neanche per lei, e inoltre cosa sta rappresentando? Allora, intanto perché la gentilezza e l'accoglienza dei ragazzi del posto e delle persone di Rudino semplificano molto la presenza, e anche se oggi ero molto impegnato, mi ha fatto molto piacere venire qua a Rudino. Ringrazio ancora l'organizzazione e soprattutto la bellezza e la tranquillità dell'ambiente, unita poi alla bellezza del paesaggio di Rudino stesso. Io partecipo con mia figlia, che pure sta lavorando a una tela di cui non so neppure che cosa sta preparando. Nel mio caso ho fatto sempre in astratto, come possiamo definire, un pesce che nella profondità del mare si immagina, oltre alle bellezze proprio dell'ambiente marino, si immagina di poter stare a Rudino. Allora, noi siamo con Rosa Scavarini. Ok Rosa, a differenza di altre, come abbiamo detto precedentemente, tu stai usando la tecnica ad olio? Sì, io uso sempre gli oli. Ok, perché non mi piace la lucentezza, il colore che riesce a rendere anche nel tempo. Non è vero? È furba. Perché? Perché l'olio si può correggere. Certo, sei furba. Ma io ho una tecnica abbastanza immediata, tra virgolette. In genere non correggo i lavori dopo lungo tempo, a volte capita però. Ok, che l'olio, siccome si asciuga con tanta lentezza, anche 48 ore, 72 ore, quello che è, anche un mese, tu se vedi un figo di India che non ti piace, lo metti, lo togli e ci metti l'acqua, giusto? Sì, dovrei usare dei pennelli più piccoli per me. Salve, lei è? Mi chiamo Tok Todorova. Ok, da dove viene? Sono da Bulgaria. Ok, ma vedo che sa bene l'italiano, quindi da sì, dove... Sì, sto da 17 anni in Italia. Ah, ok, bene. E cosa l'ha spinta a venire qui a Rudino? Io abito a Castellammare quasi tutti i 17 anni. Castellammare o Castellabate? Castellammare di Stabia. Abbia, okay. E stando a mare, i lavori che facciamo sono sempre mare. E venendo a Rudino, vedo un'occasione di dipingere qualcosa di diverso, e pure qualcosa che mi piace, cioè i posti storici. Io sono venuta in Italia proprio per vedere tutte le bellezze della storia. E quale posto meglio di Rudino può rappresentare questa cosa? Questo è un borgo medievale, antichissimo. Sì, e non aspettavo, perché sono stata a Molise, eppure in Basso Cilento, però ho notato che qua a Rudino il centro storico è molto ben mantenuto. E pure questi palazzi che sono antichi sono conservati, sono restaurati nel suo modo originale, non sono cambiati del tutto. Ok, e qui siamo con Nunzio Gaudioso. Rappresentando, e soprattutto vogliamo sapere anche da dove vieni e cosa ti ha spinto a venire qui a Rudino. Diciamo che gli altri anni purtroppo non sono potuto venire, però sono stata sempre a conoscenza di questa manifestazione qua a Rudino. Niente, sto cercando di mantenermi al tema che è stato posto, cioè il centro storico, paese, voglio dire, ambiente, Rudino in sostanza, e quindi stiamo cercando di
di fare il meglio possibile per questa giornata. Quindi tecnica. Siamo ancora tecnica e acrilico con spatola e pennello, tecnica mista. Ah, vedete che c'è pure il pure della tappa? Sì, vabbè, no, quella è per fare un muro più vecchio, cioè invecchiato, il rilievo, sì. Mo vediamo come esce, perché è l'inizio, come dicevo, quindi abbiamo altre 2, 3, 4 ore credo a disposizione. C'è tantissimo tempo. C'è tantissimo. Oh, e allora quindi c'è tempo per ricavarne qualcosa di bello. Allora, professore, di questa magica serata qui. Bellissimo, i quadri sono stupendi, artisti meravigliosi. Grazie. Bravissimi, prego. Questa intervista è per Tarullo TV in Full HD. Aspetta, ti spiego tutti quali passaggi. Che so.